leggo tra un libro, viene anche citata tra le righe, oltre a compiacere l'assemblea permanente, ma anche un certo ruolo di un movimento che c'è in qualche modo con questo libro, se vuoi. Sì, sì, intanto ringrazio Giacomo e il Movimento 5 Stelle per avermi dato questa possibilità, che è quella di presentare in una sede istituzionale un libro che ha avuto un po' di problemi, diciamo, a porre la sua presenza nell'opinione pubblica, soprattutto devo dire della zona locale di Massa Carrara. Prima che uscisse un articolo sul Tirreno sono passati 3 mesi, per dire insomma le difficoltà che possiamo immaginare. Sono arrivato qui anche un po' inseguito dalle polemiche, in qualche caso anche dalla minaccia di querela da parte di alcuni esponenti, anche politici della precedente legislatura, perché evidentemente questo libro va a toccare un po', come diceva Giacomo Giannarelli, un nervo scoperto della regione toscana. La regione toscana è la regione del buon governo, dicono, la regione felice, la regione dove le cose funzionano. In realtà questo libro si mette il dito su una situazione molto complessa e articolata, che è quella della costa in generale, in particolare della provincia di Massa Carrara, che di questa esperienza di buon governo e di situazioni felici invece racconta una storia molto diversa e tra l'altro abbastanza risalente, nel senso che questa zona ha vissuto nel tempo tutta una serie di quelli che io chiamo angherie e traumi legati proprio ad una, a mio avviso, cattiva lettura di quelle che sono le potenzialità del territorio. Ora ci si dovrebbe domandare come mai sia stato possibile che un posto anche dal punto di vista paesaggistico, climatico, naturalistico, bello come Massa Carrara, con il mare davanti, le montagne, le Alpi alle spalle, sia potuto divenire la sede di esperimenti, diciamo, socio-economici così rischiosi. Sicuramente ce ne sono delle ragioni storiche, come hai anticipato prima, ci fu un patto fra Guido Donegani, l'amministratore delegato della Montecatini, e il regime di Mussolini per la chimicizzazione dell'agricoltura nel momento in cui si faceva la famosa battaglia del grano per resistere anche alle sanzioni, no, delle Nazioni Unite, con le quali cercavano di trattenere l'Italia dalla sua espansione coloniale. E in quell'occasione si decise che proprio nella zona Apuana si sarebbero prodotte le armi del regime, le armi chimiche del regime, cioè parliamo di Prite, gas nervino e quant'altro, tanto che la zona industriale Apuana aveva sopra una croce nelle mappe degli alleati, insomma degli anglo-americani, proprio come una zona da colpire perché di produzione di armi non convenzionali. Questo patto che fu siglato ai tempi del fascismo è rappresentativo un po' anche di quella che è stata la storia della nostra industrializzazione in generale, perché purtroppo l'Italia è stata una delle ultime nazioni a costituirsi come tale, e fin dalla Costituzione chi governava realmente il paese, come ricorderete, non era il popolo, la sovranità non apparteneva al popolo in generale, ma al 2% della popolazione maschile stabilita per censo. Quindi una situazione limitatissima dove solo poche famiglie alla fine avevano in mano le redini politico-economiche del paese, e quindi la storia industriale italiana è una storia di poche famiglie che decidono che cosa fare del territorio. Ed è esattamente questa situazione che noi viviamo in sedicesimo nella nostra provincia, avendola dispiegata davanti agli occhi da moltissimo tempo, perché un conto è la chimica di Donegani, ma prima di Donegani, prima delle sanzioni, c'erano già le pochissime famiglie di industriali del marmo che avevano già dalla fine dell'Ottocento iniziato un accaparramento di quelle che poi erano ricchezze e beni comuni nelle loro mani, creando una situazione che di fatto avremmo ritrovato invariata anche alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Quindi ci becchiamo prima la situazione di mancata sovranità del periodo del Savoia, poi finiamo nel tritacarne della prima guerra mondiale, arriva il regime di Mussolini, che è un regime corporativo che continua a fare questa gestione oligopolistica del territorio, e si arriva quindi nel secondo dopoguerra, dove la situazione risulta assolutamente invariata, tanto che protagonisti della stagione economica successiva saranno proprio gli eredi di quelle grosse imprese che si erano costituite ai tempi della zona industriale. Mi riferisco in particolare alla storia del gruppo Ferruzzi di Raul Gardini e alla sua grande idea della chimica, che svilupperà proprio negli anni 80, e questo gruppo era anche proprietario del famoso pacchetto Sam Imeg, di cui si è parlato molto, se ricorderete, l'anno scorso, perché questo pacchetto è passato poi alla famiglia Bin Laden. È un pacchetto di concessioni che all'epoca di Gardini riguardava circa la metà delle concessioni delle cave di Carrara, adesso sono un terzo, comunque un pacchetto importante, e gli dà proprio l'idea di come questi interessi economici, che riguardano, insisto, un bene collettivo, quali sono le cave, siano nelle mani di pochissimi, che quindi hanno deciso cosa fare di questo territorio, nonostante la resistenza poi che c'è stata anche da parte della popolazione, perché dobbiamo ricordare che, per esempio, ai tempi della chimica si costituirono, no, dei comitati contro queste fabbriche dei veleni, che oltretutto erano fabbriche anche antiquate o comunque con dei problemi strutturali, una storia omologa a molte altre che sono avvenute nel nostro paese, basti ricordare quello che è successo in Puglia col petrolchimico di Brindisi, e che ebbero anche una quarantina, cioè la Farmoplant, per esempio Mont Edison, che è quella che esplode, il cui serbatoio esplode nel luglio dell'88, ebbe una quarantina di incidenti. La Rumianca, che è un'altra famosa fabbrica di pesticidi per l'agricoltura, scoppiò nel 1984, ci fu una fuga di diossina e chiuse dalla sera alla mattina. Cioè è tutta una situazione in cui non si è mai voluto fare conti sulle reali potenzialità o alternative al discorso, diciamo, del potere sulle potenzialità del territorio. Si è insistito soprattutto sulle grandi realizzazioni, le famose grandi opere, le grandi imprese, con l'idea di dare lavoro a molte persone, ma senza ragionare su quelle che erano le effettive necessità poi della popolazione locale, soprattutto senza costituire qualcosa che restasse nel territorio. Cioè si è come pensato, e si continua forse a pensare, che le nostre zone manchino di un'autonomia, di capacità di autonomia imprenditoriale, e quindi si pensa sempre che debbano essere delle fabbriche, delle imprese che hanno magari la testa al nord, a portare il lavoro a chi altrimenti non saprebbe cosa fare. E questo è purtroppo un refrain che ritroviamo anche nei nostri giorni, perché quando si parla di transizione, ne parlano pochissimi, questo movimento che ha, lo ricordiamo, tra le 5 stelle l'ambiente, no, come bussola di orientamento, nonostante ci sia la necessità, insomma, di pensare un'alternativa, una transizione, sono pochissimi quelli che sostengono questa linea. I più dicono: già nella vostra provincia c'è poco, figuriamoci, togliamo quel poco che c'è, non resterebbe nulla. In realtà queste sono quelle che io chiamo delle narrazioni tossiche, cioè delle appunto letture faziose, parziali del territorio, a cui invece ho cercato di contrapporre quella che io chiamo una bionarrazione, cioè qualcosa che riguarda la storia di questo popolo, di quello che ha subito, che continua a subire, e che invece avrebbe bisogno di una lettura ben più ampia, articolata, prudente, saggia, perché se succede, come è successo, che negli ultimi 9 anni solo a Carrara si sono susseguite 4 gravissime alluvioni, perché nel 2003 si è deciso, e lo ha deciso una compagine politico-economica che è la stessa che lo governa oggi, di fare il porto Città di Massa alla foce del Carrione, e da allora, avevano già detto gli esperti, a Marina di Carrara si sarebbe andato in gondola, e così è successo. Noi ci ritroviamo oggi con quelle stesse persone, magari in altri ruoli, sempre apicali, che ci danno la soluzione allo stesso problema. Quindi mi riferisco, senza giri di parole, al sindaco Zubani, che è lo stesso che adesso propone il waterfront, no? Con questa bella parola inglese, vuole ampliare ulteriormente la situazione già di ostruzione che c'è alla foce del Carione in un'altra ulteriore grande opera, di cui si
andranno ad avvantaggiare i soliti noti, che sono proprio sempre gli stessi nomi dell'imprenditoria, le stesse famiglie che lavorano in quella zona lì, a svantaggio, a danno della collettività. Perché poi il paradosso è questo: tenete conto solo di un fattore, di un dato. Nel 2012 l'utile del miliardario fatturato del settore lapidio è stato di 168 milioni di euro. Parlo solo dell'utile, non del fatturato. Ebbene, di questo 168 milioni di euro del 2012, soltanto il 7% è rimasto in zona, in provincia. Il resto è tutto andato all'estero, è tutto andato in tasca a qualcun altro che non sono i Cararini. Infatti a Carrara abbiamo una situazione con il più alto tasso di disoccupazione della Toscana, tasso di disoccupazione giovanile alle stelle, tasso anche di tumori del 12% più alto della media regionale, le case del centro deprezzate perché si trovano ovviamente all'interno di un distretto minerario con tutto quello che ne consegue per quanto riguarda l'inquinamento, il traffico e quant'altro, ed è il secondo dei comuni, diciamo, più indebitati d'Italia, perché la collettività ha dovuto realizzare questa strada dei marmi nel 2008, che è costata 120 milioni di euro e che viene ripagata tutti gli anni con, paradosso, la tassa dei marmi. Quindi quello che si prende dall'escavazione lo si ridà per pagare quella che è un'opera di servizio agli stessi cavatori. Quindi, d'altra parte, se andiamo a vedere poi chi governa, i rapporti, diciamo, mercificati in essere tra la Fondazione Cassa del Risparmio di Carrara, il sindaco, il vice sindaco e quant'altro, vediamo che sono tutti collegati sempre al lapideo, e c'è poco da rispondere che tutti a Carrara lavorano nel marmo, hanno lavorato nel marmo, perché anche questa è una narrazione, l'ennesima narrazione tossica, perché la verità è che dai 10.000 occupati di 50 anni fa siamo ormai sotto le 2.000 unità, indotto compreso, e dovendo contare anche chi si occupa del movimento terra, che poi sono i padroncini, i camion e quelle ditte che purtroppo sono in odore di infiltrazione ndranghettista e camorrista, che è l'altro elemento che hai toccato, sul quale poi possiamo magari tornare, perché è un elemento, a mio avviso, centrale di quello che è, diciamo, lato oscuro della nostra provincia e della Toscana in generale, come è emerso anche da un'indagine che è stata fatta anche dal Consiglio regionale toscano l'anno scorso, sulla base della quale si dice che in Toscana ci sono 35 diverse organizzazioni criminali, quindi non una, non due, 35 ovviamente di vari paesi, e la fetta più grande ce l'ha ovviamente l'ndrangheta e la camorra, che hanno conosciuto le nostre terre alla fine degli anni 80, nel 1989 a Viareggio. Fu siglato un patto con Cipriano Chianese, che è l'inventore dell'ecomafia in Italia. Queste cose le ha dette Carmine Schiavone, insomma sono cose ormai note e stranote, anche se sono uscite solo nel 2013, e in quell'occasione partirono quelle che Legambiente, in un report del 2013, chiama le rotte toscane verso la terra dei fuochi, le rotte dei rifiuti, ovviamente, perché quando si chiude, noi abbiamo anche un'esperienza, diciamo, di sotterramento di rifiuti sverzati nei modi più fantasiosi, ma in particolare con quel sistema che poi dello sversamento illegale in territori incolti, nella zona, diciamo, della costa. Addirittura si dice che l'autostrada che va a Livorno e Rosignano, la massicciata, sia stata fatta proprio con questi detriti che provenivano anche dalla zona industriale apuana, e soprattutto quando si chiusero gli inceneritori Burghi della Farmoplant e il Pollino o Falascaia di Pietrasanta, non si sapeva più come fare per questi sversamenti, e iniziò la famosa peregrinazione delle navi dei veleni, se ricorderete, come la Zanobia, e cominciò proprio questo traffico verso la Campania, fatto attraverso un accordo con quella parte della mafia che è la Camorra, che stava vincendo la sfida imprenditoriale prima che militare con i casalesi, i quali casalesi noi conoscevamo già bene, perché alla fine degli anni 80 erano a capo del famoso pacchetto Sam Imeg del gruppo Ferruzzi. Queste non sono cose che vi racconto io, ma è tutta storia, sono tutti dati e fonti che trovate anche nel libro. E quindi la mafia dei Corleonesi era a capo delle concessioni, della metà delle concessioni delle cave di Carrara, una pesantissima eredità che purtroppo ci portiamo dietro, e che ancora oggi le indagini della magistratura individuano per pezzi, sempre in quella via che congiunge, diciamo, il porto di Vado Ligure, l'aspetto
Spezia, Sarzana e attraverso la Lunigiana con l'Emilia. A gennaio di quest'anno è stata fatta l'operazione Emilia proprio da parte della magistratura, con centinaia di arresti, e hanno fotografato una realtà davvero impressionante, cioè quegli indranghetisti che erano stati portati al confino in Emilia Romagna negli anni Ottanta hanno fatto un'evoluzione antropologica, una mutazione, per cui non sono più gli indranghetisti dei sequestri, della Lupara e così via, ma sono dei colletti bianchi, delle imprese che adesso agiscono nel mercato legale e hanno le loro basi in Emilia e i locali di 'ndrangheta appunto nella nostra zona e sul confine della Liguria, che dal punto di vista diciamo geografico messa in una posizione perfetta, anche perché i porti sono appunto tutti porti più appartati, dove è più facile diciamo far transitare determinate merci, in testa la cocaina, l'altro oro bianco che transita allegramente nella nostra regione, e quindi si crea una situazione di molto pesante. Chi è stato in Lunigiana, io ho fatto delle presentazioni in Lunigiana e vi devo dire che lì c'è una situazione di che la respiri. Quando ho fatto la presentazione a Equiterme, venivano le persone davanti al locale dove dovevo presentare a dirmi: ah, di cosa si parlerà? Si parlerà del marmo. A Equiterme c'è nel solco di Equiterme c'è una grossa cava, insomma hanno problemi anche di infiltrazione nella grotta di Equi e così via. È molto interessante, avevano fatto anche dei blocchi contro i camion che passavano, che impediscono, come dici giustamente te, il turismo, perché a Equiterme in realtà ci sarebbero le piscine termali, ci sarebbe tutto un turismo alternativo, ma invece siccome c'è la monocultura del marmo, anche lì deve resistere solo il marmo. E questa è la presentazione, poi non ci sono venuti, quindi si respirava, e non solo, ma il giorno dopo mi ha detto la persona che avevo ospitato la presentazione nel locale, che sono passati lì e gli hanno detto: guarda che tu i pasti li fai con Milani e gli ambientalisti o con i camionisti che vengono qui a fermarsi all'ora di pranzo. Questo per dirvi, ma in realtà è molto più grave di così. Ricordo solo che nel 2011 a Pallerone, nel comune di Aulla, è stato fatto il più grande sequestro di cocaina d'Europa. E questo lo troviamo anche nel libro di Saviano 000, proprio cita una delle poche province che cita in Italia su questa cosa, è proprio Massa Carrara. Questo per dire che è un quadro davvero molto grave e che avrebbe bisogno di tutto il supporto anche delle istituzioni e dello Stato. Ogni anno il procuratore giubilaro di Massa Carrara dice sempre la stessa cosa: siamo sotto organico, non abbiamo abbastanza soldi, non abbiamo abbastanza forze in una provincia che ha un tasso di illegalità che lui dice fa paura a toccarlo con mano. Ci sono i mezzi, si dovrebbero magari fare dei programmi di protezione testimoni in una situazione del genere, ma non solo non si fa questo, ma il governo ha deciso recentemente di voler abbinare, no, la prefettura di Massa a quella di Lucca. C'è un attacco anche alle magistrature indipendenti come le sovrintendenze, che il governo Renzi vuole ridurre, perché non vuole questi corpi intermedi di giudizio, che vuole ridurre il corpo delle guardie forestali, che era l'unica diciamo forza di polizia, una delle poche insomma esperta anche in ecoreati, reati ambientali, e capace di perlustrare il territorio. Ricordo che è stata proprio questo corpo di polizia a individuare nel gennaio del 2014 la discarica di Arcola nello Spezzino, dove arrivava lo sversamento della marmettola direttamente dai nostri monti, che marmettola che andrebbe conferita nelle discariche apposite, che invece attraverso il sistema mafioso viene rivenduta a un prezzo molto minore e sversata in maniera assolutamente illegale, come da tradizione ampiamente consolidata. Adesso mi fermo qui, poi perché se ci sono domande posso intervenire. Sbigottito. Ma interessante, tutti le cose che sono tutti cavallini, non conosco la vostra zona, se non letto, insomma. E ho messo l'occhio su Massa Carrara in particolar modo per il cambio paesaggio. Però io la mia esperienza non viene da quella ambientalista, anche so amici ambientalisti che anche ambiente lì, Massa. Però è quella di un contatto diretto con l'associazione industriale che si occupa appunto di tutelare quel patrimonio, secondo loro, di cavatori, di quell'esperienza di estrazione del marmo da tutti, dove parlano di 20.000 persone che ci lavorano, non 8.000. Certo. E parlano poi della strada del marmo,
che loro pagano, mi sembra, 7 milioni l'anno al comune per la viabilità. E si chiedono come mai questi soldi, invece di andare a fare le strade, spariscono, perché te hai parlato della strada del mare, però come se fosse una tassa che pagano i cittadini, quando in realtà sono le imprese che dovrebbero pagare, almeno per quanto mi hanno raccontato, che pagano questa concessione. Ma so certo. Sì, no, no, lo conosco, l'argomento lo conosco. Il contratto si paga. No, come ho detto, cioè, la tassa Marmi, questo può confermare anche Giacomo Giannarelli, ammonta a circa 19 milioni di euro di introiti da parte del comune all'anno del comune di Carrara, ma la metà di questa cifra viene spesa per ripagare il costo di questa strada dei marmi, che è costata appunto 120 milioni di euro, e quindi è una partita di giro, non so come dire, se la metà di quelli che sono gli introiti del marmo io li devo utilizzare per ripagare la strada che ho fatto per spostare il traffico dei famosi 1500 passaggi di fiera al giorno dal centro di Carrara a una zona un po' più spostata, ma non tantissimo, poi Carrara è una conca, per chi la conosce sa benissimo che l'inquinamento è stato spostato dal centro di Carrara ma è sempre lì. Ecco, mi domando qual è il vantaggio da parte della cittadinanza, perché l'inquinamento l'hai risolto solo parzialmente, e l'altro discorso è che i soldi che dovresti ricevere per fare le strade, per rimettere in piedi i teatri, per dare soldi ai privati per riaprire i fondi nel centro della città, c'è tutta una situazione a Carrara che veramente da mettersi le mani nei capelli, cioè tu vai lì, pensi, c'è scritto la capitale mondiale della produzione del marmo, in realtà è una situazione di degrado costante e permanente, cioè che non ti spieghi, te lo puoi spiegare solo nel momento in cui capisci che chi ha in mano la gestione della cosa pubblica è un gruppo, quello che io chiamo un grumo di potere politico, economico e aggiungo mafioso, perché mafioso si intende anche la mafiosità, non solo la mafia in senso stretto, cioè l'ambito anche del clientelare, dello scambio di favori, del rapporto mercificato. Ecco, allora capisci che di cosa si sta parlando, e soprattutto perché non si parla di alternativa di transizione. È chiaro che queste persone, qui io dico sempre, qui non si parla del rapporto tra salute, il conflitto cosiddetto tra salute e lavoro, tra salute e tra diritti del lavoro e diritti alla salute. Qui si parla di un conflitto tra interessi privati e interessi pubblici. Ed è più facile ovviamente garantirsi gli interessi privati che non rappresentare gli interessi collettivi. Si fa fatica quindi anche a mettersi d'accordo per poter dire che cosa è meglio per la collettività, mentre invece chi bada solo al proprio profitto sa benissimo come, quando, perché riunirsi, raccordarsi per difendere la posizione. Per questo hanno fatto una grandissima resistenza gli imprenditori dell'Apideo a che cosa? Alla semplice necessità di regolamentare una volta con delle leggi la situazione. Il piano paesaggistico alla fine cosa faceva? Diceva: ci sono delle cave che sono degli elementi di criticità del territorio, perché insistono sui circoli glaciali, perché insistono sulle sorgenti, perché distruggono la cresta dei monti, regolamentiamole. No, questo non era possibile, perché il principio deve essere che anche la cava è paesaggio, cioè loro volevano sostenere questo, che anche la cava è paesaggio, quindi io dico anche una discarica a questo punto è paesaggio, cioè qualsiasi elemento, beh sì, lo possiamo, l'approccio, però la propaganda, il tipo di propaganda che in, la narrazione, voglio dire, che è in atto, vuole proporgli l'idea che una montagna sventrata che si riduce, che diminuisce mese per mese, non anno per anno, è l'equivalente di un paesaggio conservato dalla mano dell'uomo, dove si dice conservato che rimane, cioè più o meno simile a se stesso, non che sparisce. Per quello dicono le Alpi Apuane montagne irripetibili, mi fa ridere questa cosa, irripetibili nel senso che quello che vedi un giorno non lo trovi più il giorno dopo, in questo senso è irripetibile, meglio che lo fotografi perché un attimo dopo non lo vedrai più. Questa è l'irripetibilità delle montagne.
addirittura sono arrivati a sostenere che senza le cave le nostre Alpi sarebbero delle banalissime montagne, come ce n'è tante, perché non sono le Dolomiti, sono solo le Alpi Apuane. Se non ci fossero le cave non avrebbero quel, quindi in più, no, quel plusvalore che invece hanno a livello mondiale. Questo è veramente l'argomento del diavolo, secondo me, perché è come sostenere che soltanto attraverso la distruzione di qualcosa che prima c'era tu hai quella caratteristica in più. Beh, allora a questo punto tanto vale considerare anche la mafia come una specie di welfare sociale, perché dà lavoro. Allora gli argomenti sono questi, diciamocelo: se facciamo veramente la guerra alla mafia, dopo un sacco di gente non sa più, cioè, voi vi rendete conto che la mafia ha garantito il sistema capitalista globale dalla crisi che c'è stata nel 2008, perché la liquidità chi gliel'ha data al sistema complessivo? Il problema era un problema proprio di liquidità. Stiamo parlando di un business che è quello che è soprattutto legato al traffico di cocaina, e non lo dico io, lo dicono i magistrati in prima linea su queste cose. È un business da 300 miliardi di euro l'anno, cioè stiamo parlando di qualcosa che solo in Italia è forse l'equivalente del PIL nazionale.